L'INPS non è un bancomat. I lavoratori dell'Istituto Previdenziale hanno organizzato lo scorso 4 ottobre un'assemblea aperta davanti alla prefettura. Per dire cosa? Ce lo dice Donato Colelli, segretario della Funzione Pubblica CGIL di Parma. Allora, questa iniziativa è un'iniziativa che si svolge contemporaneamente su tutto il territorio nazionale. Noi diciamo no ai tagli che stanno subendo i lavoratori dell'INPS, sia in fatto di retribuzioni e sia in fatto di personale. Soltanto a Parma si paventa un taglio di circa 30 unità nell'istituto dell'INPS, naturalmente con grave danno poi anche sui servizi, con ricadute sui cittadini. Noi riteniamo che i tagli siano dannosi proprio per la qualità del servizio, perché l'INPS in un momento attuale come questo, dove la disoccupazione è crescente, dove la richiesta di welfare è molto, molto forte, riteniamo che l'INPS debba continuare ad offrire servizi di qualità. Per i servizi di qualità si coniugano male con i tagli al personale e con i tagli alle retribuzioni, che incidono in modo fortissimo sui lavoratori e sulle famiglie dei lavoratori. Io sono Vittorio Borghesi, sono un dipendente dell'INPS di Parma e sono rappresentante sindacale unitario per la CGIL. Ora, come rappresentante dei lavoratori INPS di Parma posso dire che a Parma subiremo dei fortissimi tagli di personale oltre che stipendiali, perché il spending review non permetterà di mantenere gli stessi livelli retributivi che abbiamo adesso. Considerate che adesso abbiamo una forza organica, compreso gli ex dipendenti INTAP, di 160 unità e subiremo un taglio di 30-40 unità nel giro del prossimo anno. Quindi probabilmente anche i servizi che adesso riusciamo ad offrire non crediamo che nel prossimo futuro riusciremo a garantirli con questi tagli che dobbiamo subire continuamente. Salve a tutti, sono Anna Santini, una RSU dell'INPS. E volevo sottolineare soltanto quello che è un nostro pensiero comune come lavoratori di questo ente. Vorremmo capire veramente cosa questo governo ha deciso nei confronti del welfare. Perché è vero, noi oggi siamo qui a manifestare per quello che è un nostro diritto, però noi siamo l'ente che gestisce il welfare in Italia e gradiremmo che questo governo se ne rendesse conto. Senza risorse, continuando solo con dei tagli lineari, il nostro governo non arriverà più da nessuna parte e noi non saremo più in grado di dare assistenza e sussistenza, perché noi siamo quelli che gestiamo tutti gli ammortizzatori sociali, disoccupazione, ASPI, mini ASPI, cassa integrazione in deroga e quant'altro. Non è più solo il pagamento delle pensioni, ma proprio la necessità del popolo italiano. Buongiorno, mi chiamo Giusy Cappello, sono RSU dell'INPS di Parma e segretario provinciale della Federazione Fialto CISAL. Immagino che le ragioni della nostra manifestazione sono state spiegate prima dai miei colleghi. Voglio fornire dei dati ufficiali su quelli che sono i prodotti che noi facciamo e con quali risorse. Per quanto riguarda le pensioni, nel 2012 sono stati liquidati 8.204 pezzi, nel 2013 su 9 mesi, ovviamente, ho i dati aggiornati fino a settembre, abbiamo un dimezzamento delle pensioni prodotte a causa delle riforme legislative, 4.816 pezzi. Per quanto riguarda invece la disoccupazione, nel 2012 su 12 mesi abbiamo liquidato 27.000 e rotti prodotti di disoccupazione, nel 2013 su 9 mesi ne abbiamo liquidate 31.300 e rotti, quindi i dati sono più evidenti. Un altro prodotto significativo, il DURC, il famoso documento di regolarità contributiva, nel 2012 12 mesi 56.000 pezzi, nel 2013 41.000 pezzi, con quali risorse? Il personale attualmente in forza è pari a 163 unità, di cui 121 dipendenti della gestione privata, 13 di questi
13 presso l'agenzia dislocata sul territorio a Fidenza e 29 colleghi della gestione pubblica. A fronte degli esuberi, su un totale di 163 persone, entro il 2014 ne andranno via 33. Quindi vengono fatti dei tagli sul personale, sulle risorse economiche del personale e non si combattono gli sprechi. Questo è il mio messaggio alla cittadinanza. Meno personale significa meno servizi.